La comunicazione d'impresa si è ormai consolidata come strumento essenziale per ogni tipologia di azienda, un ponte tra l'impresa e il mercato. Ma com'è cambiata negli anni? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Giacardi, CEO di Studio Giacardi Associati, che in questa pillola formativa ci racconta cosa significa cultura d'impresa per il mondo delle start-up e delle imprese di oggi. La cultura d'impresa è molto cambiata in questi ultimi anni. Abbiamo vissuto tutti un periodo di grande trasformazione, in alcuni casi anche di grandi difficoltà. Dal 2008 ad oggi sono cambiate molte cose, non siamo più solamente in una dimensione compiuta di globalizzazione, densa anche di molte minacce, molti pericoli, ma soprattutto possiamo dire che la cultura d'impresa, e poi spieghiamo bene insomma, quali sono i suoi fattori più importanti, si misura con un mercato online di 3 miliardi di persone e quindi sono cambiate priorità, meccaniche, dinamismi, modi di essere, di fare. Il cambiamento più rilevante a cui assistiamo, col quale dobbiamo fare i conti, riguarda il fatto che venivamo da una cultura di impresa tutto sommato molto gerarchica, riservata, che comunicava di sé solamente quello che riteneva opportuno far sapere, soprattutto per logiche di commerciali, per logiche di vendibilità, per logiche magari in alcuni casi di reputazione del leader dell'impresa. Adesso assistiamo ad un profondo cambiamento in ragione di quel grande mercato online di cui ho accennato all'inizio, ma soprattutto anche proprio di una modificazione culturale tra i consumatori, che sono quelli che fanno vivere un'azienda, e tra i partecipanti alla vita di un'azienda, che non sono solamente i manager, i titolari o i propri dipendenti, ma sono una comunità di individui che comprende ovviamente i clienti, gli stakeholder che ne influenzano l'opinione, il suo modo d'essere, anche il suo modo d'essere recepita. Le imprese sono diventate sempre di più delle comunità aperte. In alcuni papers della London School of Economics viene definito un termine particolare che magari può sembrare un po' ruvido, però viene definito il fatto che le imprese devono essere soggetti porosi e non più soggetti invece ermetici, cioè soggetti capaci di essere attraversati dal flusso di dati, relazioni e informazioni che consentono ad un'impresa che è attrattiva, che ha cose significative da dire e da rappresentare, di essere interessanti per questo enorme flusso di dati e di relazioni. Quindi tutto ciò cambia molto la natura dell'impresa, cambia anche le priorità con cui i responsabili di un'impresa devono affrontare le sfide che il mercato gli pone davanti, e ci sono, diciamo, delle gerarchie di comportamento che bisogna tenere presente. Certamente queste sfide, questo modo di rispondere in maniera porosa, hanno una dimensione particolare se parliamo di una medio-grande impresa abituata a lavorare sui mercati internazionali, e ovviamente possono essere dimensioni diverse per una media azienda abituata a lavorare sul mercato interno, ma magari più vasto e nazionale. Invece ancora più complesso, paradossalmente forse più complicato, è per una piccola azienda, addirittura per una startup che comincia a misurarsi sulle sfide del mercato e ha un mercato ancora magari che pensa essere particolare, non invece ingaggiato, ingaggiabile da quei 3 miliardi di consumatori che sono ormai quotidianamente online. Tutto ciò poi è ancora diverso se pensiamo che un'azienda faccia beni immateriali, quindi servizi, attività di progettazione, come per esempio sviluppo di software, creazione di sistemi, oppure di progetti di design, oppure progetti di sviluppo turistico, oppure se invece è un'impresa che lavora beni materiali e quindi può lavorare nella meccatronica, può lavorare nell'ingegneria meccanica, oppure può essere un'impresa della logistica in cui si mischiano attività materiali, i pacchi che devono essere, o i prodotti che devono essere distribuiti, immagazzinati, con i beni immateriali, che è la capacità proprio di gestire i flussi dei camion, dei treni, delle navi, degli aerei che consegnano questi beni. Quindi siamo di fronte ad un imponente cambiamento di tutto ciò che ha a che fare con fare imprese, quindi la cultura d'impresa
Non è più un fatto, come dire, solamente istintivo, essere portati per avere un'attitudine a rischio, essere portati per avere un'idea di business, essere portati per avere il coraggio e la facilità anche, oppure la bravura, la capacità di mettere in atto, ma necessita di una deontologia, si diceva un tempo, delle vecchie professioni liberali, e di una tecnica, e di una che è diventata sempre più importante, su cui non a caso si tengono in tutto il mondo decine, centinaia di master in MBA, cioè in Management Business Administration, che formano proprio i quadri, i manager, i leader di queste organizzazioni più o meno grandi, più o meno globali, come potremmo dire in base a questo scenario. Ecco, quello che è importante notare, però, che nonostante questo grande cambiamento, permangono cinque asset, cinque fattori strutturali che contraddistinguono l'essere e fare imprese, quindi sono elementi che alimentano, chiedo scusa per il giro di parole, la cultura di ciascuna impresa a seconda delle sue caratteristiche di mercato, del suo modello di business e ovviamente anche della cultura che anima le persone che la fanno vivere e i clienti che a loro volta le corrispondono. Questi cinque fattori di fare impresa potremmo riassumerli in, appunto, anche in parole molto semplici, ma cariche e dense di significato. L'avere una visione, l'avere una missione, avere una grande capacità di orientarsi ad un cliente che si intende servire, con cui si intende collaborare, avere un'attitudine a fare ricerca e innovazione. L'Italia, apro una piccola parentesi, è un paese che ha 4 milioni e mezzo di piccole e medie imprese, le quali spesso non hanno a bilancio nei loro cespiti gli investimenti in ricerca e innovazione. Quindi sembriamo che il successo che ha avuto il Made in Italy nel mondo, che è uno dei brand più ricercati su Google, sia un fatto puramente casuale. In realtà le imprese che lavorano sul mercato fanno costantemente ricerca e innovazione, se non lo facessero perderebbero progressivamente, sempre più rapidamente, significatività per i propri clienti. Quindi si tratta di capire, con questo quarto fattore dell'essere impresa, che chiamiamo appunto fare ricerca e innovazione, in che modo poi si esplica nei diversi tipi di organizzazione. Il quinto elemento è alimentare una grande disponibilità al cambiamento. Potremmo anche usare un altro sostantivo, un altro termine che oggi è diventato, come dire, molto, molto cool, e che significa essere resilienti. La resilienza è un concetto molto più importante e, se vogliamo, anche molto più evoluto del concetto di resistenza. La resilienza include la capacità di resistere alle difficoltà, ma è una resistenza, si potrebbe dire, di tipo darwiniano, no? Cioè il soggetto imprenditoriale e l'organizzazione, resistendo, però capisce quali sono le cose che deve mettere da parte perché non funzionano più e le cose nuove che invece deve sperimentare perché via via intuisce che il mercato gliele chiede o gliele suggerisce o i propri competitori le stanno facendo e lui inevitabilmente deve farci i conti. Quindi questi cinque elementi cosa significano? Visione, missione, orientamento al cliente, ricerca, innovazione, disponibilità al cambiamento. Disponibilità al cambiamento l'abbiamo già spiegata, no? È un fatto che deve contraddistinguere la cultura dell'impresa e per questo abbiamo detto all'inizio che in ragione delle trasformazioni che il mercato e l'avvento di Internet in maniera ormai globale ha messo in moto, l'impresa deve essere aperta, deve essere porosa e se non è porosa fa fatica ad avere e a praticare il cambiamento. Ma veniamo al primo argomento, cosa intendiamo per visione? Per visione intendiamo la capacità di avere uno scenario, ovviamente non banale, che si mischia alla passione e alle attitudini delle persone o della persona o dei soggetti che hanno avuto o stanno sviluppando un'idea di impresa nel quale loro intendono collocare in maniera significativa per dei potenziali fruitori, clienti, stakeholder, esperti, studiosi e via dicendo, le proposte di cui si sentono portatori. La visione è un fatto filosofico, è un'interpretazione del mondo che l'imprenditore o il responsabile di impresa danno
a partire da quella che è la propria capability, cioè la propria capacità di avere qualcosa di significativo da scambiare con i propri interlocutori. Non c'è dubbio, se vogliamo fare un esempio eclatante, che la Apple ha espresso, ed è una ragione del suo straordinario successo che ha cambiato la vita di tutti noi negli ultimi 10 anni, una visione certamente molto più potente da un punto di vista umano rispetto a quello che, per esempio, ha espresso, nonostante sia anche più grossa dal punto di vista del business, una realtà come Microsoft. Marx ha rappresentato l'industrializzazione dell'office automation per la stragrande maggioranza delle persone che usano un PC o un notebook o qualunque altra cosa. L'Apple ha rappresentato invece la digitalizzazione, tutto ciò che rende piacevole la vita di una persona. Capite che c'è uno scarto tra le due cose, entrambi sono molto utili, ma la seconda visione, quella dell'Apple, ha influito, non c'è dubbio, sull'emotività delle persone, sul grado delle persone di avere relazione e collaborazione tra di loro. Il secondo concetto, quello della missione, invece significa per quale scopo all'interno di quello scenario un'impresa si propone a dei clienti e quali clienti intende servire, cioè con quali clienti intende scambiare in ragione di un valore le proposte di beni tangibili o meno che intende dare. Ricordo anni fa che in un'intervista un anziano capitano d'industria come Romiti gli venne chiesto se la missione della Fiat fosse fare automobili o occuparsi della mobilità delle persone. Lui rispose: noi della mobilità non ce ne importa niente e ci occupiamo di produrre automobili. Sappiamo tutti come la storia è finita. Un uomo come Marchionne, che può anche non essere simpatico, però ha dovuto completamente reinventare il modo di fare l'automobile italiana fino al punto di trasferire la sede di quella che era la più grande industria privata italiana in Olanda, e noi oggi non abbiamo più un'industria automobilistica nazionale, abbiamo dei reparti di questa industria automobilistica nazionale. Quindi, capite, la missione deve essere molto raccordata al cliente che si intende servire e ai suoi bisogni. I bisogni italiani in quell'epoca era muoversi, non tanto di avere un volante, un cambio tra le mani, ma era avere una sicurezza e una comodità e anche una prestazionalità del mezzo per muoversi. Questa è una cosa che nel tempo hanno capito molto bene, per esempio, i fabbricanti di auto tedesche, non a caso oggi sono, proprio dati di questi giorni, leader mondiali anche nei volumi, nonostante magari un crollo di reputazione che hanno avuto su alcuni fattori di natura ambientale. Il terzo elemento fondamentale è l'orientarsi a questo cliente che ha deciso di servire. Allora noi dobbiamo essere capaci di capire che esistono due livelli di orientamento. Il primo è che qualunque persona, e quindi qualunque possibile cliente, ha dei bisogni espliciti, chiari, manifesti: ho fame, ho sete, vorrei fare un viaggio, vorrei comprarmi un libro, oppure vorrei comprarmi un abito, oppure vorrei riposarmi in una fantastica resort, non so, alle Maldive o in qualunque posto molto gradevole. Questo è un bisogno esplicito, ma poi esistono bisogni impliciti o latenti, cioè fattori che animano le motivazioni delle persone, ma non sono ancora del tutto rivelati, resi eclatanti per bisogno di acquistare o possedere o scambiare un bene o un servizio. Ecco, un'azienda attenta all'orientamento del cliente non solo ha una mappatura e una quantificazione dei bisogni dei clienti a cui decide di rivolgersi, ma ha delle antenne molto sviluppate e una sensibilità molto sviluppata per capire quali possono essere i bisogni impliciti. Sui bisogni impliciti o latenti si gioca il successo del marketing. Perché il marketing è un gioco di anticipazione, no? È la capacità di anticipare i propri concorrenti e anche il mercato rispetto al momento magico, rispetto al quale un bisogno da implicito diventa esplicito e quindi noto e praticabile e aggredibile da tutti i soggetti di un mercato. Quindi questa parte di fattore della cultura dell'impresa è una parte molto delicata, è una parte che
determina, come dire, è la moltiplica delle potenzialità di successo di un'azienda, se volessimo usare appunto questo concetto di tipo ciclistico. Il quarto elemento della ricerca e innovazione è un elemento molto problematico, perché come accennavo prima, molte aziende fanno ricerca e innovazione, ma magari mettono i costi di questa ricerca e innovazione nel costo del personale in termini di ore uomo, oppure nel costo esercizio, perché acquisiscono un macchinario o un brevetto e non hanno la cultura di invece ascrivere questo tipo di costi nei cespiti, quindi negli investimenti materiali o immateriali che fanno. Però non c'è dubbio che qualunque imprenditore che ha aggiornato ed evoluto la propria visione, scenario di riferimento, che è consapevole che la missione va bene oppure va aggiornata a sua volta ed è costantemente correlata al mercato, al cliente che deve servire, e le sue antenne di sensibilità sulla domanda implicita del cliente sono molto sviluppate, è un soggetto di impresa, è un'organizzazione che fa oggettivamente ricerca e innovazione, non può semplicemente avere un listino e un magazzino ordinati, anche se magari ce l'ha online, perché sarebbe via via indifferente rispetto a un'evoluzione della domanda che, appunto, soprattutto online, è estremamente dinamica, in costante evoluzione, soprattutto cosa rilevante che il web ci ha insegnato anche in termini di cultura di impresa: tutto ciò che è online è tracciabile, verificabile, e quindi il consumatore ha enormemente accresciuto l'importanza che ha rispetto alle scelte di un'impresa, e quindi tutto ciò ha reso ancora più complesso e inevitabile il fatto che abbiamo un atteggiamento a fare ricerca, a sviluppare innovazione, che è connaturato a quasi ormai la normalità di creare un prodotto, di produrlo, di distribuirlo, gestirlo e fargli assumere un valore, se possibile anche di brand reputation. E quindi questi quattro fattori, che sono proprio i quattro plinth, no? Visione, missione, orientamento al cliente, attitudine a fare ricerca e innovazione, sono in realtà la piattaforma sul quale un'azienda può, a seconda della bravura, capacità, a volte anche della fortuna, ma come noto la fortuna è un po' un derivato anche dell'audacia, dell'intelligenza, della competenza delle persone, sono la piattaforma su cui si esercita poi il quinto fattore tua di impresa, che è questa necessità ormai ineliminabile di essere disposti al cambiamento. Se uno fa un esame a ritroso delle imprese che non ce l'hanno fatta, sono imprese che purtroppo scambiavano la strada che avevano avanti, la necessità di guardarla, di sapere che tracciato facevano. Questa è una battuta consolidata tra chi si occupa di cultura di impresa: guardavano la strada davanti come se fosse lo specchietto retrovisore della propria automobile, no? Si sentivano rassicurati perché vedevano una strada conosciuta, l'avevano da poco attraversata, passata, ma in realtà stavano guardando il passato e non quello che anda avanti, che come al solito può essere anche un po' ignoto, a volte irto di pericoli e difficoltà, ma è quello che vediamo oltre noi stessi e non quello che vediamo alle nostre spalle.